Ciao ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi ragazzi lo apriamo con un possibile movimento di mercato. Nello scorso episodio ve l'avevamo detto, voi ce l'avevate consigliato in passato, non sappiamo se ce l'avete consigliato successivamente. Sapete che noi preregistriamo a morire proprio, preregistriamo come se non ci fosse un lo domani. studio ce lo purtroppo ci costringe a Tra farlo. l'altro noi vogliamo registrare perché questa carriera ci appassiona. In ogni caso, Cuisance, spero si pronunci così, è arrivato nella realtà dal Bayern Monaco al Venezia. È un 80, quindi è un giocatore cresciuto parecchio. Io mi gaso Sì, molto sì. per questa storia e quindi vorrei provare a prenderlo. Ragazzi, noi possiamo offrire anche in contropartita qualche nostro Tipo giocatore. Busquets. Su tutti proviamo con Ricci oppure proviamo con Busquets. Ovviamente servirà un grandissimo conguaglio economico, però già se loro sono interessati a uno di questi due giocatori ci va di lusso. L'altro sacrificabile che vedo è Ferraro, ma non Vabbè, costa niente. Per il resto io credo che gli altri... Oddio, forse... Cossolù dopo l'ultima col sì. Bologna, Mamma mia. quasi quasi ci farei un pensierino. Però andiamo a vedere come si pone il Bayern. Tra 28 e 38 milioni di euro I soldi li avremmo. può fare proprio come Busio CC, COC e CDC. Perfetto, completo. Completissimo. Contattiamo per acquistare e vediamo di che si tratta. Diciamo il prezzo che ci chiedono. Noi partiamo ovviamente dallo scambio giocatori inserendo Sergio Leone Busquets, che vabbè vale così tanto, ma lo sanno che c'ha 20 di velocità, cioè è inutile che ci prendiamo in giro. Ci aggiungiamo un 4 milioni così per aprire. Ok, non lo vogliono. 25 netti. Possiamo però provare a proporre un altro centrocampista. Il suo nome è Samuele Ricci. Ovviamente Samuele Ricci più, facciamo così, 10 milioni. Ci sta, non sarebbe Sì, 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 malissimo. sì. Vediamo un po'. Oh, Vogliono 17. Ricci! Ricci 17 milioni e 7, 10 di clausola. Raga, Samuele Ricci a noi non è mai esploso, è Io rimasto sempre un accetterei. giocatore un po' mediocre. Però io ti dico, se noi Tirare un po' la possiamo corda tirare un po' ancora? la No, corda, 14 e mezzo per rivendita. 17,8, voglio questo. bro, fidati. Non lo far saltare. Fidati! A 16 e mezzo più Ricci, secondo me è un Sì, affarone. sì. Alziamo anche la qualità del nostro centrocampo con un centrocampista di fantasia, mi piace. Speriamo voglia venire al Venezia anche su FIFA. C'è anche la storia del realismo e quindi sono molto gasato. Classe tiro da fuori, raga. Noi ci portiamo a casa Bello, questo centrocampista top. Trattiamo e lui arriva appena si apre il bello. mercato di gennaio. Bello, bello, molto Quindi bello. probabilmente anche in questo episodio o nel prossimo. Attenzione che si dimezza quasi lo stipendio. Mamma Bonus mia. di ingaggio alto. 5 gol, 290.000 euro, sono tanti, caro. Però siamo a metà stagione. Vabbè, dai, accettiamo. Sì, dai, accettiamo. Arriva Cuisance appena si apre il mercato. Questo colpo, raga, speriamo vi piaccia perché ce l'avete tra l'altro consigliato voi. Il Pierluigi Penso ospiterà Venezia Roma. Ragazzi, questo stadio presto vedrà le prestazioni di questo Cuisance, di cui sono parecchio gasato. Però ora non pensiamo già al mercato, pensiamo al campo, perché abbiamo perso 3 punti al Dall'Ara clamorosi con Cossolù, nuovo Zaccardo, con un attacco non è stato capace di fare un gol. Shomurodov Assurdo. si è mangiato le cose disumane, cano uguale con le traverse, quindi vediamo oggi di dare una bella risposta dopo una sconfitta bruttissima. Provo e so Traversa, dai. due, oh, e so due. È E la qual è stata la prima? seconda, quella col Bologna. Busio. Busio, palla Siamo! fuori. Noi iniziamo, eh? Dobbiamo segnare, dai! Possiamo pigliare lo stesso andazzo del Bologna, raga, uguale, identico. No! Dentro, alto! Miracolo! Il tiro di Hudson-Odoi, che poi si arrabbia con se stesso per un errore grave, soprattutto non da un giocatore così come lui. Muriel lungo. Muriel lungo, può andare Luis. Niente. Partita comunque molto equilibrata e anche molto bella, devo dire. Ah, Madre! alta. Martinez per Muriel, 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 Muriel. Spacca la Io porta, non la so manco porta come ricevuta 1-1, sta palla. 1-0, neanche io un po' a fortuna. Un po' a Un fortuna. bel po' a fortuna, però alla fine arrivano 1-0 con Muriel che butta giù la porta. 1-0 al Penso.
Mamma mia, che partita complicata, super combattuta. Due squadre veramente che non si stanno risparmiando. Martinez ha portato tre giocatori addosso. Però alla fine Muriel trova l'angolo giusto. Meno e male. Esplode il suo destro. Spettacolare. Io penso qui. Se fosse stato il Muriel di inizio stagione sarebbe stato veramente rischioso. Ups Rigge Praterie Rigge Ciano Haps! Tutto lui il treno. Bello lui. Il treno Riggeciano, 2-0 Venezia. Ti ho detto una parola. Haps! Quando lo vedi che c'ha lo spazio, può esplodere la sua corsa, va premiato. Che bella scena. L'abbraccio del Venezia e Rui Patricio che può soltanto sospirare in questo freddo pomeriggio a Venezia. Il 2-0 Haps se la corse tutta la fascia, poi la mette dentro. Cambi ora. Per dare spazio ai giovani. Riggeciano, meglio di Zanetti. Lo stratturano. Lui ce la fa. Vabbè, lo volete uccidere. Sono costretti a fare fallo per fermare Riggeciano. Non si ferma. Sulla fascia vige la legge del Rigge. E vabbè. Volevo fa strano. Finisce qui, dai, finisce la partita. Bella, 2-0 bella. Venezia. Veramente il capitano ci ha guidati in questa impresa importante contro la Roma. Tre punti veramente sudati. Ripeto, sudati e importanti, perché pensavo che potessimo rientrare in un nuovo buco. Oh, chi ha segnato? Mamma mia. Chi ha segnato, bro? Hanno segnato Muriel e Haps. Il Riggeciano, vabbè, vince. Guarda anche... qua Haps, cioè guarda la mappa di Haps. Cioè, vediamo, è ovunque. Vediamo quella del suo compagno sulla destra. Vediamo quella di Dagba. Ah beh, anche Dagba ha fatto il suo. Importante anche quella di Dagba. Però, ragazzi, Haps c'è pure a centrocampo. Guarda lì, è ovunque. Raga, Rubio e il procuratore hanno accettato l'offerta della squadra Young Boys. Quindi ci arriva un milioncino, mezzo milione da Rubio. Ottimo. Tu ti ricordi chi è Rubio? Sì, dovevamo dare un prestito a Young Boys. Sì. Grande Gabriel Rubio, dai, tanta roba. Inizia Venezia-Lucerna. Direi che abbiamo fatto un turnover praticamente totale, tutti gli 11 sono cambiati, c'è persino Ceccaroni capitano e quindi possiamo far partire il Ceccaroni check e via. Ovviamente sapete che anche qui dovessimo perdere non ce ne frega, ovviamente vincere sarebbe bello anche per il morale e tutto, però noi siamo già matematicamente primi. Cano quanto corre troppo. Sciomodo. No, il tiro era bello, era pure angolato. Kossunu. Madonna, Ceccaroni, oh. Ma Ceccaroni vuole la maglia proprio addosso. Buschezzi in velocità, un sogno. Mi sa che rimarrà un sogno. Giallo per il capitano del Lucerna, Schultz. Vabbè, a fare le canzoni, va. Fuori gioco che ci salva da... Dal gol dell'anno. Bello. Dal gol dell'anno del 14. Te lo meritavi. Bravo Poli. Vai, continua. Cano sul secondo per McGinn. Rimettila. Calmo. Non ti fa prendere l'ansia. Calmo. E mi pressa come se mi avessi le pulci addosso. Bruttissima. Dai Amara, sta a fare esperienza. Ogni parata un punto in più di over. Magari sarebbe a 2. Aia. Difendiamo il nostro ragazzino. Ciao, sei alto 3 metri, levala. Ah. No! Oh! Ma no! Oh. Dai. Ma che gol di merda hai preso, Amaral? Riguarda. Ma neanche sul suo palo. L'ha preso proprio addosso. Dai, questa Amaral. È la scuola calcio, proprio, Amaral. Dai, sembro io a 2 anni. Dai, guarda, l'ha pure toccata. Io ho capito, se non perdiamo non fa niente. Non era un perdiamo deliberatamente come gli scemi. Va bene, un cambio sicuramente. Si chiama Riggeciano, dico come fa. E questo è un secondo. Muriel. Si chiama Muriel al posto qua. No, in mezzo chi ci sta? Nessuno, siamo senza centrocampo pure. Però boh, vabbè. Shot! Oh!
Non possiamo crederci in questa rimonta con Eldor Shomurodo. Bravo Ramiro. Bella Ramiro per Muriel. Muriel. No! Palo Shomurodo. Ecco la testa, mi esplode pure a me. Però Shomurodo per nuovo la fa un gol. Hai ragione. Porca miseria. Poi l'ha fatto lui il gol. Infatti sì. Dell'accorciamento delle distanze. Pure Muriel lo sono mangiato, però... triste. Allora, il terzo legno di questo episodio, tipo, più o meno. Sì, probabile. Boh, d'esagerazione. Stiamo diventando falegnami. 3-1. Ma come? Me l'ho steso per non farlo tirare. Dai, non vi disperate, mo tutti per terra, ya, siamo passati i primi, raga, capisco tutto, però... finisce qua, alla fine perdiamo anche il ritorno con Lucerna, incredibile. Bella per il Lucerna che forse gli regaliamo un sogno conference. Vanno a 7 punti, se arrivano terzi? Probabile, probabile, vediamo un po'. Pareggiano? Mi sa che forse arrivano terzi, andiamo a vedere. Sì, fra... gli abbiamo regalato il sogno conference, dai. Il conference, e per un punticino solo non passano addirittura il turno. Comunque hanno vinto 2 partite con noi. Incredibile. Veramente il calcio è strano, Beppe, ma veramente. Beppe, cioè, entrambe con le riserve, però. Oddio, la prima non mi ricordo, questa sicuramente. Però, vabbè, ci può stare, insomma. Ma vediamo chi passa. Come vediamo, allora. Allora, abbiamo Nizza come prima, PSV secondo. Aspettavo questo. Milan primo. Beh. E poi il secondo. Sporting primo e Villarreal secondo. Venezia e Almeria. Tottenham primo e Feyenoord secondo, attenzione. Esce Genk. Sassuolo primo che li vince quasi tutte e Mönchengladbach secondo. Newcastle primo, secondo Sparta Praga. Levano di mezzo altre due buone. E chiudiamo con l'Olympic Marsiglia. L'Anderlecht ultimo. L'Anderlecht ultimo. Scende dalla Champions l'Ajax. Dura. Lo Shakhtar Donetsk. Meno dura. Dinamo Kiev. Abbastanza dura. Porto. Dura. Durissima. Atalanta, per noi, durissima. Atalanta, Spartak Mosca, CSKA. Ma tutta Mosca c'è qua giù. E l'Olympic Lione. Dura pure questa. Poteva andarci peggio. Poteva andar peggio perché vedo alcune quarte di livello come l'Inter. Il Bruges pure c'è. Ho visto anche qui. Lo United. Cioè, raga, di che parliamo? Salisburgo. Quindi... che ha vinto l'anno scorso la Champions, mi pare. No. Anche l'Europa. L'Europa ha vinto il Red Bull Lipsia. Ah, sbaglio Red Bull, ragazzi. Nevica ad Udine per questa ultima, credo, o penultima, chi lo sa, partita di questo episodio. Purtroppo la sconfitta in Europa League non ci voleva proprio, perché nonostante sia stata totalmente ininfluente, ci ha tolto un sacco di morale. Rigge Ciano Aps può andare col tiro, calcio d'angolo. L'accende lui. Mica male. La fascia da capitano. Madonna il Rigge. Madonna, vige la legge del Rigge. Vige la legge del Rigge. Martinez! Oh! E sono 4! E sono 4! Aia! Fra! Ce l'ho con me, FIFA! Ma cos'è? È cagato troppo! Ma che è sta roba? Questo passaggio non lo fai bene mai. Io pensavo che tu passassi sotto, solta, passo sempre sopra. No! Porca miseria! Cambiano. No, guarda, c'è già! Perché? I fai da dietro tutti così, oh mamma mia, tutti così li puniscono. Posso dire che è un'esagerazione, me lo concedete? Io non so se è un adattamento al regolamento che si aggiorna ovviamente il calcio. Però boh, troppo severo, dai, ma manco fosse una dichiarazione da gol. Ma che è? Dai, rivendica il tuo amico, Josef, Josef! Gliel'ha passato? No, gliel'ha passato. No, vabbè! Oh! Terzo, quarto, quinto legno! Quinto, con la parata del portiere. E dai, Sommer, mamma mia! Manco muoversi, però! Boh, non ho parole. 2-0 Udinese. 0 3-0. Vabbè, dai. Insomma, Runa si è svegliata e ha detto: sono il portiere oggi. Qua ci hanno miracolato. Cristo! Lo dico io, Cristo!
lo compriamo. Niente, non vogliamo proprio entrare, Valle, oggi. Niente. 3-0, vince l'Udinese nettamente. In Serie A non riusciamo a fare bene, oh. Raga, sono state due delusioni, quelle con Lucerna e l'Udinese, veramente scottanti, ma nel prossimo speriamo davvero di rifarci, anche perché inizia il mercato e arriva il nuovo acquisto Cuisance e ci saranno Milan e Lazio, raga. Sesta e settima davanti a noi, dico solo questo, non aggiungo altro, non potete mancare, lasciate tanti mi piace qui sotto. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo prossimamente. Bella!